Buonasera e ben ritrovati. Ci siamo visti in Quaresima, l'ultimo incontro, se vi ricordate, la vigilia della Settimana Santa, e adesso ci vediamo in Pasqua, nel tempo pasquale, quindi auguri ancora di buona Pasqua. Perché attenzione a non correre un rischio che purtroppo potremmo correre, pensare che Pasqua sia passata. Forse è passato il giorno segnato sul calendario di Pasqua, ma non è passato la Pasqua che siamo chiamati a vivere. Noi come credenti, come cristiani, in forza del battesimo che abbiamo ricevuto, viviamo la Pasqua. Se noi dovessimo avere un nome, il nostro nome è Pasquale. Proprio in questo senso qui, di coloro che sono chiamati a vivere la Pasqua. E vedete, la tentazione potrebbe essere, come in tutte le cose, vivere le celebrazioni rituali, vivere poi con tantissimo anche coinvolgimento. E dimenticandoci però che quelle che viviamo come celebrazioni e poi devono declinarsi nel nostro quotidiano. Allora, la Pasqua che noi celebriamo poi deve diventare la Pasqua quotidiana, la Pasqua ordinaria. Non a caso, vedete, la domenica, lo sapete, si chiama Pasqua settimanale. E da domenica, 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 noi arriviamo fino alla Pasqua. E da una domenica a un'altra, di quando partecipiamo facendo memoria della Pasqua, celebrando la Pasqua del Signore, noi durante la settimana, in un certo qual modo, con la nostra preghiera personale, dovremmo ritenere vivi noi quello che abbiamo celebrato poi durante la Pasqua, durante la domenica. Però vedete che la domenica per un certo punto diventa un punto d'arrivo e un punto di partenza. Io arrivo alla domenica e parto dalla domenica. Arrivo al mistero pasquale e parto dal mistero pasquale. Di per sé la nostra vita non ha nient'altro se non questo. E come direbbe San Paolo, siamo chiamati a conformarci al mistero di Cristo, affinché, dirà ancora San Paolo, Cristo sia completamente formato in noi. E non lo diamo per scontato, è perché, non so se succede a voi, a me succede così, più andiamo avanti, più quando abbiamo l'impressione di aver capito qualcosa, proprio in quel momento non abbiamo capito più niente. Proprio quando le cose a un certo punto sembrano chiare davanti a noi, della comprensione anche della vita, vai a vedere, basta nulla e niente più ti è chiaro. Anzi, anche quelle realtà che tu davi per acquisite nella tua vita, che a un certo punto diventano i pilastri, poi a un certo punto sono i primi poi a cadere. E del resto, ricordate, noi l'abbiamo ascoltato qualche domenica fa, i discepoli di Emmaus, quando la sera di quello stesso giorno, sfiduciati, tornavano a casa loro, vi ricordate? Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, sono passati 3 giorni e non è successo niente. Eppure avevano condiviso la vita di Gesù, avevano fatto l'esperienza di Gesù. E poi davanti a quella realtà, vedete, coniugano quel verbo che è bello, anzi è bellissimo, però il modo attraverso il quale lo coniugano diventa bruttissimo. Non c'è un verbo più bello del verbo sperare. Però se il verbo sperare tu lo coniughi al passato, diventa bruttissimo. E il verbo sperare per sua natura si coniuga al futuro. Io spero. E non io speravo. E i due demos dicono, noi speravamo e non è successo niente. Allora quindi facciamo attenzione che proprio nella realtà, quando tutto sembra fallito, tutto sembra finito, e forse lì il mistero pasquale sta iniziando forse a prendere piede, a iniziare ad assumere una nuova luce dentro di noi. Mi verrebbe da chiedervi a questo punto come voi avete vissuto e state vivendo la Pasqua. Mi verrebbe da chiedervi e da chiederci
come ci siamo preparati alla Pasqua per poter adesso vivere il tempo pasquale. Ricordate, ve lo dissi all'ultimo incontro, noi facciamo, ci diamo tanto da fare per il tempo quaresimale, poco da fare per il tempo pasquale. A livello qualitativo, di qualità, il tempo pasquale è più rispetto a quello quaresimale. La Pasqua immette una vita nuova all'interno della Chiesa, all'interno del credente, che noi neanche riusciamo a immaginare. L'ho detto prima, se noi viviamo, viviamo perché c'è la Pasqua, non viviamo per altro. E quindi vuol dire che ciò che è capitale e principale davanti a noi è la Pasqua. Avevo pensato, per questo ciclo di incontri che adesso faremo, di riflettere proprio sui Vangeli pasquali. E riflettere sui Vangeli pasquali perché, vedete, ne lo diceva al primo incontro di quest'anno, i Vangeli nascono perché c'è la morte e risurrezione, i Vangeli nascono perché c'è la Pasqua. I Vangeli non nascono perché devono raccontare gli evangelisti che Gesù è nato. Gli evangelisti non hanno neanche come primo scopo raccontare i miracoli che ha fatto Gesù. Il primo scopo degli evangelisti è narrare la morte e risurrezione di Gesù. La fonte più antica che noi abbiamo, il testo più antico che noi abbiamo, probabilmente secondo gli studiosi, è San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E al capitolo 15 San Paolo dice così nella lettera ai Corinzi. Non ce la vede sul foglio non è il, questo qua di Corinzi. San Paolo dice così: fratelli, vi proclamo il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. E poi dice così: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. Quindi San Paolo, scrivendo a Corinto, a questa comunità, dice: io dico a voi quello che hanno detto a me. Nel termine tecnico questa si chiama trasmissione della fede. Allora San Paolo dice: io non sto inventando niente di quello che vi dico. Vi dico perché qualcuno l'ha detto a me. Quindi io lo trasmetto come l'ho ricevuto. È il deposito della fede. Giusto per l'immagine davanti ai vostri occhi, provate a pensare a un oggetto che viene messo nelle nostre mani. Quell'oggetto però dalle nostre mani deve passare a qualcun altro. Sapete qual è la tentazione molte volte? Che nel momento in cui l'oggetto arriva nelle mie mani si ferma a me e non lo passa agli altri. Molte volte nella fede succede così. Se noi stiamo qui questa sera è perché qualcuno la fede ce l'ha trasmessa. E ora quello che noi abbiamo ricevuto lo dobbiamo trasmettere a nostra volta, perché altrimenti c'è un'interruzione e noi potremmo essere colpevoli di questo. Io non so se qualcuno di voi, quando si confessa, avrà mai confessato, se è successo chiaramente, di confessarsi e dire: ho peccato perché non ho trasmesso la mia fede. Ho peccato perché in certe situazioni quello che ho ricevuto l'ho tenuto per me, non l'ho condiviso con qualcuno. Quindi io vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. E che cosa ha ricevuto San Paolo che ha trasmesso voi agli altri? E lo spiega, ed ecco il Vangelo. Vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, e cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che parlò a Cefa e quindi ai dodici. Ecco il Vangelo. Quello che gli studiosi chiamano il kerigma, cioè l'annuncio pasquale. Questo è l'annuncio. Lo scopo del discepolo, lo scopo del missionario, lo scopo dell'apostolo, di colui che è mandato, è questo: annunciare che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e che è risorto secondo le scritture. Attenzione, perché
questa sottolineatura noi forse l'abbiamo un poco dimenticata. Cristo è morto per i nostri peccati. Cristo non è morto di una malattia o di vecchiaia. Cristo è morto per i nostri peccati. E vedete, questo è il Vangelo. Voi sapete, il Vangelo significa bella notizia, una buona notizia. Evidentemente c'è questa bella notizia contrapponendola a una brutta notizia. Qual è la brutta notizia? La brutta notizia è quella che sta in questo libro nelle pagine precedenti. E la brutta notizia qual è? È quella che si collega all'inizio della storia, il peccato di Adamo ed Eva, dove il peccato ha fatto che cosa? Ha creato inimicizia tra l'uomo e Dio. Quell'inimicizia, il peccato, quindi ha causato una frattura nel sogno, nel desiderio, nel pensiero di Dio nei confronti dell'umanità. Quindi in quell'inimicizia che si era creata, questa inimicizia si deve riconciliare, si deve ricomporre. Chi è che ha ricomposto questa inimicizia? Gesù Cristo con la sua vita. Ecco il Vangelo. Che in Lui, nella sua persona, noi siamo riconciliati con il Padre. E il nostro peccato, l'abbiamo meditato l'anno della misericordia. Cristo l'ha preso su di sé, il nostro peccato, ed ecco ci ha riconciliati con il Padre. Quindi non c'è qualcosa da parte nostra. Non c'è un nostro merito, una nostra buona volontà, una nostra capacità. Questo poi entra in un secondo momento, arriva. Allora noi questo non lo dobbiamo dimenticare. È per i nostri peccati che Cristo è morto ed è risorto secondo le Scritture. Quindi secondo le Scritture significa un'espressione per dire l'Antico Testamento, chiaramente. Vi ho detto, San Paolo sta scrivendo nell'anno 57. Però San Paolo, nel dire questo, sta facendo riferimento a un evento che è successo l'anno 30, perché secondo la tradizione Gesù è morto l'anno 30. Quindi da 30 a 57 sono passati 27 anni che San Paolo ha messo per iscritto questo. Però le ha detto, io vi ho trasmesso, vi ho annunciato quello che ho ricevuto, non ve l'ho scritto. Quindi fa riferimento a qualcosa che è successo prima di quello che ho annunciato. E anche qui, secondo gli studiosi, stiamo nell'anno 35. Quindi 5 anni dopo la morte di Cristo. Questo per dire che cosa? Per dire che San Paolo, gli altri apostoli, se noi andassimo a leggere San Pietro con gli Atti degli Apostoli, sapete, gli Atti degli Apostoli potremmo dire è l'inizio della Chiesa. San Pietro, lui quando si affaccia sulla scena, quando esce allo scoperto, ricordate, stavano nel cenacolo a porte chiuse, avevano paura. Arriva Gesù risorto, poi così è, cioè questi, arriva lo Spirito Santo e San Pietro inizia. San Pietro inizia così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che vi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato. Ecco come inizia San Pietro. Quindi l'annuncio ufficiale è questo. Poi verranno fuori che quel Gesù ha fatto anche dei miracoli, quel Gesù ha raccontato le parabole, che quel Gesù è nato. Quello poi arriva dopo. Quindi lo scopo primo, questo è, l'annuncio è questo. E se ricordate, lo stesso San Paolo a un certo punto, quando nei suoi viaggi apostolici arriverà ad Atene, dove sapete l'intelligenza della filosofia, il centro della filosofia, lì dove si sviluppa, a un certo punto San Paolo parlerà proprio di questo. Parlerà di questo Dio ignoto. E dice San Paolo, ve l'annuncio io, che lo faccio conoscere io, a voi è ignoto, ma io ve l'annuncio. E parla di questo Gesù e dirà che questo Gesù morto poi è risorto. Sapete cosa dicono quelli che stanno lì nell'Areopago? Va bene, su questo ti sentiremo una prossima volta. Si alzano e se ne vanno. Perché nel momento in cui San Paolo inizia a dire che uno che è morto poi è risorto dai morti, capite? Noi lo diamo per scontato. Ma tanto scontato non deve essere. Perché a un certo punto dobbiamo chiederci, se lo diamo per scontato, davanti alla morte noi come ci poniamo? Non davanti alla morte degli altri, perché davanti alla morte degli altri noi possiamo anche ancora credere nella risurrezione, essere forti. Però quando la morte poi inizia a toccarmi, io allora mi devo chiedere, non quando inizia a toccare me, ma quando inizia a toccare qualcuno che è vicino a me, mi è caro, se riesco io a fare l'affermazione Cristo è risorto,
e io partecipo di questa risurrezione, quindi anche la persona a me cara è già partecipe di questa risurrezione. È perché, come si suol dire, a parlare siamo bravi tutti, ma nel momento in cui quello che stiamo parlando e quello che stiamo narrando e stiamo condividendo, poi sono chiamato io a viverlo in prima persona, a incarnarlo, allora qui poi iniziano a nascere delle difficoltà. E allora, se gli apostoli hanno creduto di dover annunciare questo, capite, per far capire che la vita ha una qualità che va oltre al dato sensibile che ci è dato di sperimentare della realtà fisica. Noi purtroppo, vedete, nel nostro linguaggio continuiamo a dire un'espressione: quel giorno morirò. Noi come credenti dovremmo dire: quel giorno finalmente lo vedrò. Dice: beh, ma comunque morirò, ma è diverso. Un conto è se so che andrò di là e non ci sarà niente. Un conto è se so che andrò di là e c'è la luce accesa, c'è Don Ernesto, c'è un dolce, c'è una pizza, qualsiasi cosa che volete. Di là andrò sempre, questo è vero. Ma cambia, che cosa troverò di là? Quello sì. E quindi, se di là troverò la pizza e io avrò e ho fame, e capite che io sono motivato ad andare di là, andrò di là diversamente. Lo vedrò, senza più veli. Lo vedremo così come egli è. E quel Dio che abbiamo sperato, lo vedremo finalmente. E gli apostoli questo hanno annunciato. E voi provate a pensare, se anche oggi non c'è bisogno ancora di ripresentare questo annuncio, se ancora oggi non è questo quello che siamo chiamati anche noi a dire, in una realtà dove tutto è disperazione, in una realtà dove tutto è buio, e se noi non siamo chiamati a dire di questa realtà della luce. Voi ricordate come inizia la veglia pasquale? La veglia pasquale inizia nel buio, poi all'improvviso viene benedetto il fuoco, a quel fuoco si accende il cielo pasquale, e nella chiesa ancora buia c'è solo la luce del cielo pasquale. La luce nel buio. E ricordate, lo ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni, la luce splende nelle tenebre, e però c'è un rischio che le tenebre questa luce non la vogliono accogliere. Oppure c'è un'altra versione che dice: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non hanno vinto, non vincono le tenebre. E ricordate quando abbiamo visto il discorso che Gesù fa con Giuda, quando dice: quello che devi fare, fallo adesso, a dire che l'ultima parola è quella di Gesù, non è quella di Giuda, l'ultima parola è quella dell'amore, non quella della morte, l'ultima parola è quella della vita che si dona, non di chi pensa di togliere la vita. Allora, se io ho la consapevolezza che tutto questo è dato a me, ecco perché noi partecipiamo alla celebrazione eucaristica, ecco perché noi veniamo a messa la domenica. Noi non veniamo a messa la domenica perché domenica e devo venire a messa. Pensate a domenica scorsa, no? L'immagine del pastore la poggia sulla porta delle pecore. A un certo punto Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io perché vengo a messa? Per immergermi in questa realtà di vita e per imparare come lui mi dà la vita e come sono chiamato a dare questa vita in abbondanza. Ancora una volta, annunciare la Pasqua. Allora, la Pasqua non è chi dà o non è chi riceve, la Pasqua è chi dà e dà la sua vita, la dà in abbondanza. Ma può dare la vita solo chi sa di aver ricevuto la vita. Permettetemi un esempio banale: io posso dare un euro se l'euro lo tengo, ma se l'euro non lo tengo, io non lo posso dare. Noi non possiamo dare ciò che non abbiamo, noi possiamo solo dare ciò che abbiamo. Vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto. E a un certo punto, sempre negli Atti degli Apostoli, si narra di Pietro e Giovanni che salgono al Tempio e c'è uno storpio che chiede l'elemosina. Pietro dice così: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Gesù il Nazareno, alzati, in nome di Gesù alzati e cammina. Quello che ho, che cosa? Pietro, Gesù. Potessimo dirlo anche noi: o Gesù, non ho né oro né argento, o Gesù. Allora,
permettetemi se vi provoco e mi provoco, ci provochiamo insieme e lo diciamo al nostro cuore, ma io ce l'ho Gesù. Ecco perché vi dicevo, vedete, nella domenica di Pasqua, nella celebrazione, lì è facile, ci sentiamo entusiasti, ci sentiamo veramente rinnovati, così. Nell'atto celebrativo è facile vivere anche l'emozione, perché siamo coinvolti, e nella quotidianità. Ebbene, San Paolo questo l'annuncia, nella quotidianità. E ora, per quando c'è possibile, vediamo di insieme di cogliere chi nella quotidianità ha fatto questa esperienza. E partiamo con il primo brano che tra l'altro abbiamo ascoltato il giorno di Pasqua, che lì vi ho messo sul foglietto, ed ce lo presenta l'Evangelista Giovanni. Voi sapete com'è? Giovanni è l'ultimo dei Vangeli che noi abbiamo, e anche qui secondo gli studiosi questo Vangelo è stato scritto intorno all'anno 100, quindi l'anno 30, l'evento, stiamo alla distanza di 70 anni. Però tenete presente una cosa, non dobbiamo neanche dimenticare questo, che il Vangelo prima di essere scritto è stato annunciato. Gesù non ha detto andate e scrivete il Vangelo, ha detto andate e annunciate il Vangelo. Quindi gli apostoli, e poi insieme agli apostoli discepoli e poi i loro collaboratori, questo hanno fatto, hanno annunciato il Vangelo. Poi a un certo punto, siccome i testimoni oculari iniziavano a farsi vecchi, perché pure gli apostoli si sono fatti vecchi, iniziavano a farsi a invecchiare e anche a morire, ecco che hanno messo per iscritto, proprio per non perdere le memorie, la testimonianza di chi è stato testimone diretto. Giovanni stesso dirà, io ho visto, io ho reso testimonianza. E vi ricordate, lo troviamo all'inizio, Giovanni quando lo segue annota nel suo Vangelo, erano circa le 4 del pomeriggio. Quindi è il testimone. E Giovanni ci presenta questa realtà qui. Come tenete presente anche un'altra cosa, anche qui non lo date mai per scontato, qualsiasi pagina che noi leggiamo del Vangelo, noi la pagina del Vangelo la leggiamo comunque dopo che è successa quella cosa. E la leggiamo, la dobbiamo leggere comunque alla luce della Pasqua. Quindi anche quando nel Vangelo di Luca si parla della nascita di Gesù, Luca non l'ha scritto durante la nascita, mentre stava vedendo come veniva, ha scritto della nascita. Sempre dopo la Pasqua ha scritto la pagina anche della nascita. E veniamo a Giovanni. Siamo al capitolo 20 e leggiamo, se riusciamo, i primi 10 versetti. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Se ricordate, anche nelle domeniche successive c'è sempre questa cosa particolare, che Gesù arriva ma non lo riconoscono. Ci viene da dire automaticamente, ma come fanno a non riconoscerlo? Perché guardate, noi per quanto possiamo parlare della risurrezione, ma di che cosa sia la risurrezione, noi non lo sappiamo.
Nessuno è morto ed è risorto ed è venuto da noi. Perché attenzione, anche Lazzaro risorge dai morti, ritorna in vita per essere più corretti, ma non risorge. Tant'è vero che Lazzaro poi morirà. Gesù invece è l'unico. E quando Gesù, vi ricordate, anche nella trasfigurazione sul monte Tabor, quando poi scese, agli apostoli Gesù dice: mi raccomando, non parlate a nessuno di quello che avete visto, se non dopo la mia risurrezione. E dice il testo, gli apostoli si interrogarono tra di loro che cosa significava questo risorgere dei morti. Anche per noi, che cosa significa risorgere dai morti? Questa vita nuova, sì, ma concretamente che cos'è? Stare per sempre con Dio, sì, ma concretamente che cos'è? Perché qui, quello che qui succede è un'incomprensione completa e totale, perché corrono al sepolcro, lei corre al sepolcro, giustamente corrono al sepolcro non perché pensano che Cristo sia risorto, quindi andiamo a vedere che Lui è risorto. Corrono perché, come ha detto lei, venite a vedere, non è che qualcuno l'ha rubato. Perché la prima sensazione è questa. L'hanno portato via, l'hanno rubato. E Maria di Magdala va al sepolcro non perché sa che Cristo è risorto e va a vedere se è risorto. Va semplicemente risorto perché va a piangere colui che lei amava. Come succede a tutti quanti noi. Quando ci muore una persona cara, noi andiamo sempre lì al cimitero. Perché sta lì il corpo e sentiamo ancora il bisogno di stare lì dove c'è il corpo, di andare a piangere sul corpo. E quindi questo la spinge. E vedete la cosa particolare, dice il testo, che si recò al sepolcro di mattina quando era ancora buio. Era mattino e buio. Potremmo dire noi che non era né mattina né ancora buio, stava albeggiando forse, e probabilmente doveva essere tra le 3 e le 6. E corre perché non sta più bene a casa, deve andare lì. Se andassimo a leggere Matteo, lì leggeremmo che sta scritto che le donne andarono al sepolcro per onorare il corpo di Gesù. Perché vi ricordate quando Gesù morì in croce, dice il testo, quel venerdì era un giorno solenne perché era la vigilia della Parasceva e quindi la celebrazione della Pasqua. Quindi di fretta lo tolgono dalla croce, lo mettono nel sepolcro. Quindi le unzioni rituali non l'hanno fatte perché c'era il sabato e il sabato era il giorno del riposo assoluto, lo sapete, tanto più che il sabato poi era la Pasqua. Quindi aspettano il passaggio del sabato per poter andare finalmente lì e ungere. Ma voi dovreste dire, ma qui è solo lei. Attenzione, perché se avete sentito, lei parla al plurale. Hanno portato via e non sappiamo. Se sono io dico non so, non dico non sappiamo. Quindi evidentemente qui lei è lei che parla e Giovanni mette lei sulla scena e le altre donne, perché nel Vangelo di Matteo e anche di Marco dice le donne andarono al sepolcro. Chi ama non riesce a stare fermo, cioè chi ama non vede l'ora che arrivi l'ora. E se io alle 7 finalmente posso fare quel servizio, io alle 5:30 già inizio a essere agitato. Quindi Maria sta aspettando il momento giusto per poter uscire. Finalmente esce che è ancora buio. E va però verso la luce, perché sta per arrivare la luce, perché la luce arriva sempre. Se c'è una notte, e la notte c'è quella notte, perché quella notte ti porta la luce. Di questo dobbiamo essere convinti. Sapete, la veglia pasquale che noi facciamo di notte, dove nasce? Nasce dalla veglia di Maria di Magdala. Noi vegliamo in quella notte
tra il sabato e la domenica, sabato e la domenica, finisce il sabato, inizia la domenica, il primo giorno della settimana, per attendere il Signore. Noi durante la messa che diciamo? Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, l'incontro con il risorto. Questo è quello che noi celebriamo. E la veglia pasquale, nella notte, noi questo facciamo. Le lunghe letture che noi ascoltiamo, la lunga liturgia della parola, sono 9 letture che ascoltiamo durante la veglia pasquale. La messa della notte non è la messa come le altre messe. Ed è pazzo chi pretenderebbe o chi dice: mamma mia, com'è lunga questa messa. La messa della notte deve essere una messa lunga, perché noi dobbiamo vegliare l'attesa dell'arrivo del Signore. Siate pronti, con la lampada accesa, ecco perché abbiamo la candela, inizia con la lucernario, la veglia pasquale, e con i vestiti pronti, cinti, per andare incontro al Signore quando viene. Tant'è vero che nella Chiesa antica, sapete cosa dicevano? Che quando nella veglia pasquale, se vedevano il sole sorgere, vuol dire che Cristo non arrivava ancora. E perché c'era questo fatto che Cristo arriverà di notte, perché il Vangelo dice, no, come un ladro nella notte verrà, e quindi come così non si lascia rubare la casa, così anche voi siate pronti. Allora capite, la veglia... tu vegli se desideri, perché guardate, tutto parte se c'è desiderio. Se non c'è desiderio non c'è niente, non ci illudiamo. Se non c'è desiderio possiamo fare pure la veglia pasquale che dura 5 ore, 10 ore, ma se non c'è desiderio non serve a niente. Voi sapete, no, c'è anche un film, è stato fatto, no? Dice che Maria era la moglie segreta di Gesù, Maria di Magdala. Maria amava Gesù. Lo amava. Ecco che cosa spinge Maria. Come nella corsa Pietro e Giovanni, il discepolo, scusate, amato, corre di più, non semplicemente perché Pietro era più vecchio, ma corre di più perché amava. E se amava perché era amato, perché a rigor di logica i testi dicono sempre che era il discepolo amato, i testi non dicono mai che era il discepolo che amava il suo maestro. Certamente avrà ricambiato questo amore, ed ecco perché corre. Provate a dire a una mamma, anche con gli acciacchi, pure a 90 anni, se sta il figlio giù che non sta bene, di scendere piano piano, di prenderselo con calma. Provate a dirgli: scendi con calma. Dice: ma tu non stai bene, scendi, fai un passo alla volta. Provate a dirglielo se fa così o no, se non si butta dalle scale. Provate a dirlo a un fidanzato, a una fidanzata: è arrivato il tuo amore, il tuo amato, la tua amorosa, se non corre gli va incontro. Mi raccomando, non lo facciamo noi correndo da casa con la macchina per fare un incidente, che andiamo contro senso. Proviamo a chiederci se il nostro cuore corre, sente il bisogno di venire, di correre, di incontrarlo. Quando è ancora buio, quando non è tutto chiaro, quando è fallito, quando io speravo. Ricordate, lo vedemmo il Vangelo di Pietro, dopo tutta una notte passata a pescare, non aveva preso nulla. La tristezza, la delusione di Pietro. Una notte passata a pescare, non ha preso nulla. Poi arriva questo giovane qui, pesca di nuovo. Maestro, tutta la notte non ha preso nulla, ma adesso dici pescare di nuovo. Pesca di nuovo. Sulla tua parola getto le reti. Maria è vero che va lì, però col cuore triste, pesante, col cuore addolorato. Va lì, ma va lì, ci va. Ripeto, semplicemente per onorare il corpo del suo maestro, morto. C'è un'altra notazione che volevo farvi notare. Avete visto, dice proprio il primo versetto, il primo giorno della settimana. Sapete, per gli ebrei la domenica era il primo giorno, perché il sabato era il settimo giorno. E voi sapete, se
Io dico l'espressione il primo giorno, sto a indicare qualcosa che inizia di nuovo. Quindi c'è una realtà nuova che Giovanni fa iniziare, questa nuova settimana la fa iniziare con qualcosa di nuovo. E inevitabilmente, voi sapete dove inizia tutto nuovo o inizia proprio? Dov'è che c'è l'inizio? Nella Genesi, quando Dio crea il mondo, lì c'è l'inizio. E quindi Giovanni sta dicendo alla sua comunità che qui c'è il nuovo inizio, c'è il vero inizio. La nuova creazione è questa. E anche qui avete visto tenebre e luce. Come dice nel testo della Genesi, e fu sera e fu mattina. Tenebre, luce. Forse noi ci aspetteremmo e fu luce e fu tenebra. E fu mattina e fu sera. E chiuderemo che cosa? Chiuderemo con la sera. Invece no, si chiude con la mattina, si chiude con la luce. Se vi ricordate, durante il preconio, l'annuncio pasquale, a un certo punto dice così: la lampada accesa, la trovi accesa la stella del mattino. Il testo greco veramente usa un'espressione ancora più particolare. Dice il primo giorno della settimana, dice il giorno uno. Non dice il primo, uno. Quindi vuol dire che questa domenica, il primo giorno della settimana, è il giorno uno, che noi potremmo dire unico, che tutto va a quel giorno uno e tutto parte da quel giorno uno. E voi volete sapere noi oggi in quale giorno stiamo vivendo? Ancora di questo giorno uno. Il giorno 2 non è passato, non è ancora arrivato. E il giorno 2 non arriverà mai. È sempre il giorno 1. Quindi se è sempre il giorno 1, è sempre un inizio. Un inizio. È sempre l'inizio. I padri della Chiesa chiamavano il giorno di Pasqua il giorno dei giorni. Allora capite, se c'è una difficoltà che sto vivendo, c'è un problema che sto vivendo, evidentemente come Maria di Magdala sto camminando dalle tenebre verso la luce, se ho questa consapevolezza del giorno uno. Forse sto andando ancora a sepolcro, lì dove c'è il morto, forse sto ancora andando lì. E forse è giusto anche che ci vada per poter fare esperienza poi di incontrare lo risorto. Attenzione, perché se vi ricordate nella scena con Tommaso, se non vedo così, noi diciamo che Tommaso è l'incredulo. Attenzione, perché forse il più serio è proprio Tommaso, perché Tommaso lì sta richiamando la serietà della fede, perché giustamente dice Tommaso: la morte non è una sciocchezza, non è una battuta, io l'ho visto morto, l'ho visto morire. Voi mi dite che è risorto, voglio vedere i segni della morte per dire che è risorto. E forse i segni della morte noi li dobbiamo vedere per poter risorgere. Perché vedete, solo quando abbiamo toccato il fondo ci rimettiamo in piedi, non ci illudiamo altrimenti. Ci sono delle esperienze così forti che facciamo e lì poi ci ripieghiamo. Quindi giorno uno. È l'uno, è uno. San Paolo dirà: Cristo è la primizia, poi veniamo noi dopo. Sapete, no, quando c'è nei campi il primo frutto, la primizia, poi dopo arrivano altri frutti. Allora, è la primizia, poi ci siamo noi. Però tutto questo noi già lo viviamo, perché nel giorno del nostro battesimo noi siamo stati sepolti nella morte di Cristo e nella sua risurrezione. Quindi la risurrezione già ci appartiene.
Noi siamo già risorti con Cristo. Noi oggi ci siamo avvicinati di un giorno alla nostra morte, con la buona pace di tutti. Abbiamo un giorno in meno di vita oggi rispetto a ieri. La risurrezione ha lavorato di un altro giorno dentro di noi. Noi viviamo già della risurrezione, ci è data, attendendo solo che diventerà definitiva con il passaggio nostro, con la nostra Pasqua. Non più sacramentale, sacramentale del sacramento, ma nel nostro corpo. Ma il germe della risurrezione già abita in noi, perché altrimenti non capiremo il battesimo, che cos'è a questo punto. Voi sapete, l'abbiamo detto altre volte, no? Il battesimo non è semplicemente il poco di acqua sulla testa del bambino, il battesimo è essere immersi. Immersi in che cosa? Non nell'acqua, perché non è l'acqua che dà la grazia, in quell'acqua santificata dallo Spirito, è lo Spirito sceso in quell'acqua che dà la grazia. E quindi io immerso, gettato nel battesimo, nell'acqua, io sono tutto bagnato, quell'acqua santificata dallo Spirito. Per cui la Trinità Santa, dice la teologia, viene ad inabitare dentro di noi. Sarebbe più corretto dire che noi abitiamo la Trinità. Però vado a pensare, la Trinità dentro di noi. Dice un salmo, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo, eppure lui viene ad abitare dentro di noi. Come ci guardiamo? Come ci percepiamo? Come ci sperimentiamo? Vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto a mia volta. Capite? Non semplicemente c'è una persona che ha coraggio, ti dica buona parola, così a parolina. È la fede che smuove le montagne. Questo. Perché questa è la nostra fede, lo diciamo nella professione di fede. Questa è la nostra fede. Si recò al sepolcro di mattina quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro. Quindi vedete, lei non va al sepolcro perché appena arriva, vedendo la pietra, si rende conto di qualcosa e torna, corre. Quindi non va all'interno, dopo si ferma davanti al sepolcro, dopo che i due apostoli se ne vanno. Adesso non entriamo all'interno della critica testuale perché sarebbe interessante vedere... dal versetto 1 noi potremmo collegarci al versetto 11 perché secondo gli studiosi questi versetti in mezzo dove compaiono Pietro e Giovanni è stata un'aggiunta. Perché? Perché voi ricordate, per il più ebreo le donne non valevano niente e quindi le donne non avevano nessun valore testimoniale. In un giudizio una donna chiamata a rendere testimonianza, la sua testimonianza era nulla, era invalida. Giovanni deve mettere sulla scena due apostoli o anche un apostolo, deve mettere un maschio sulla scena per poter affermare la risurrezione di Cristo. Perché altrimenti, come diranno i due di Emmaus, alcune donne delle nostre ci hanno detto che lui è risorto, a dire vaneggiavano. E ricordate, no, il più ebreo fa preghiera, Signore ti ringrazio che non mi hai creato donna. Però lasciamo stare la critica, ripeto, testuale così. Corse allora e andò da Simon Pietro. È bello, se dovessimo dire che cos'è la Pasqua è un correre. Perché dopo dirà che Pietro e Giovanni corrono anche loro. Natale è fermarsi e contemplare il presepe. A Natale ci vediamo davanti al presepe, ci mettiamo lì e contempliamo il bambino che è nato. A Pasqua invece si corre. Ma attenzione, si corre non perché si è presi dai servizi, si corre perché c'è questa realtà che ti freme dentro, per cui ti mette le ali ai piedi. Non puoi stare fermo. E quindi corre. Corse allora andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Non dice il nome Giovanni,
la tradizione di Raghi e Giovanni, però non dice noi abbiamo trascorso, ricordate, così potremmo essere noi. È bello sapere che quello che Gesù amava, Gesù chi ama, ama me. Quindi posso essere io questo discepolo, l'amato del Signore. E disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Vedete, non crede alla risurrezione, non lo sa ancora. Quello che pensa è che è stato Gesù è stato rubato. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Qui dicevo prima, no, l'altro discepolo corre perché è quello che ama e quindi corre perché sente spinto da quest'amore. Pietro è un poco più anziano e quindi un po' il passo più lento, però non dimenticate una cosa, che Pietro, l'ultima volta che ha lasciato Gesù, vi ricordate dove l'ha lasciato? Nel cortile. E che cosa aveva fatto Pietro nel cortile? Per 3 volte l'aveva rinnegato. Quindi l'ultima scena che Pietro tiene nel suo cuore e nella sua mente è il rinnegamento di Gesù. Quando aveva fatto la sua parola, ricordava, Signore, tu io non ti rinnegherò mai, darò la mia vita per te. E Gesù, Pietro, non cantare il gallo che tu mi rinnegherai 3 volte. Ricordate, se lavi i piedi, non mi laverai mai i piedi, io darò la mia vita per te. Quindi, voi immaginatevi Pietro, che adesso gli viene a dire che non c'è più il corpo. È Pietro che corre al sepolcro lì così, la pesantezza che Pietro porta dentro, no? Ma anche il dolore che Pietro ha dentro. Mi sfugge il termine, quando tu hai fatto una cosa e porti poi il rammarico, c'è un'espressione che noi siamo. Io avrei potuto fare qualcosa di più e non l'ho fatto. Generalmente diciamo quando muore una persona no, dice io poi dopo lo scrupolo. Immaginate lo scrupolo che ha Pietro. E adesso sta per imbattersi con questa realtà e provate a immaginare, no? Che cosa mi dirà? Quante me ne dirà? E quindi Pietro va più piano. Però dall'altro lato c'è questa scena così bella che l'altro discepolo, il giovane, quello che Gesù amava, corre per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati, ma non entrò. Aspetta. Ora qui c'è tutta una discussione, perché voi se vi ricordate, Pietro nella Chiesa è colui che è il primato. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Giovanni ha un altro primato, ha il primato dell'amore. Perché fateci caso, l'amore è sempre intuitivo, l'amore arriva sempre per primo rispetto alla legge. È facile per chi non ha responsabilità, vive gli slanci, dire ma è così. Chi è chiamato a operare un discernimento è più cauto. Dobbiamo vedere questa cosa, se è vera o non è vera, è piano piano. Cioè tu parti con la passione, dici no è vera, parti con la tua passione, ma chi deve discernere, deve dare un giudizio, dice un momento, vediamo. Le cause per dire è vero, le cause per dire non è vero. Giovanni aspetta, vede, dirà dopo che subito poi crede, vide e credette. Pietro invece è più piano, è più cauto, perché Pietro poi, abbiamo detto no, prima negli Atti degli Apostoli, Pietro darà l'annuncio, Cristo, quel Gesù che avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato, è Pietro che lo deve dare. Ora voglio solo soffermarmi su questa scena dei teli e del sudario. C'è stato un sacerdote romano della provincia di Roma, veramente, che ha fatto un lavoro monumentale su questa frase in greco. Perché loro vedono, vi ricordate, Gesù è stato avvolto nei teli, non nelle fasce come fu avvolto Lazzaro, perché il morto veniva avvolto così, le fasce, tipo la mummia, no? Che veniva avvolto così. Invece il telo in pratica sarebbe la sindone, quindi viene messa questa sindone, che lo avvolge completamente, e viene messo il sudario. Il sudario è a scolla che noi mettiamo ai morti per non far aprire la bocca, quindi questo qua è sudario. Ora dice il testo che ha visto i teli posati là e il sudario non con i teli, ma a parte. In pratica, secondo l'espressione del testo greco, perché qui poi dice il testo, vide
e credette. Che cosa ha visto? Non semplicemente ha visto le lenzuola che stavano lì. Probabilmente l'espressione vorrebbe significare, vorrebbe intendere che allora, se così, vedete, se adesso lo apro, si apre, però tiene ancora la sua forma, vedete? E poi man mano inizia ad aprirsi. In pratica è come se avessero visto che il sudario si afflosciava. Avete visto quando c'è la coperta, no? Io sto a letto, tolgo il, mi esco dal letto, la coperta sta così e poi la coperta si affloscia. Quindi in pratica è come se così... E il sudario era rimasto ancora nella forma così, senza la testa più dentro. Quindi il corpo non c'era, ma è rimasto il segno che conteneva quel corpo, che iniziava chiaramente, non essendoci più il corpo, iniziava man mano ad afflosciare. Quindi è come se avesse visto che si stava iniziando ad afflosciare senza più il corpo dentro. Come se... Chiaramente, siccome però era ancora messo a parte, quindi vuol dire che stava così. Non è che è arrivato qualcuno poi appeso, si è messo e l'ha piegato. È uscito fuori, lasciando intatto. Probabilmente Giovanni questo ha visto. E credette, il testo greco dice... Iniziò col credere. Infatti aggiunge, non ancora avevano compreso la scrittura. Ora ci viene da chiedere che cosa diceva la scrittura. E la scrittura diceva questo, che il figlio dell'uomo doveva soffrire, essere messo a morte e poi risorgere. Andiamo a leggere Isaia, quando parla del servo sofferente. Andiamo a leggere Osea, andiamo a leggere i Salmi. Quindi conoscevano o non conoscevano la scrittura? La conoscevano sì. Però non sono riusciti ad applicarla a quel Gesù. Allora così anche noi molto volte il rischio che noi creiamo è proprio questo, che conosciamo, ma non riusciamo poi ad applicarla. Allora vogliamo chiedere questa grazia al Signore risorto. Di non spaventarci nell'ora della tenebra, del buio, di avere il coraggio di correre, di andare dove? Anche a sepolcro. Però correre, andare a sepolcro avendo una base sotto, la parola di Dio. Noi non crediamo perché vediamo, noi crediamo perché ascoltiamo la parola di Dio. Questo è il mio figlio, ascoltatelo. Come discepoli siamo chiamati all'ascolto. Allora, il tempo che noi abbiamo, dedichiamolo all'ascolto. Siamo nel mese di maggio, il mese mariano. Maria questo ci insegna, l'ascolto. Come essere discepoli di ascolto. La lettura di oggi, del Vangelo di oggi, dicevo un'espressione particolare, vedere e credere. Noi vediamo per credere o crediamo per vedere? Noi non vediamo per credere, crediamo per vedere. Questa è la fede, perché quello che tu vedi non è più oggetto poi della tua speranza, lo vedi? Tu speri quello che non vedi, ma lo speri. Non lo vedi, lo speri. E la speranza ti fa camminare. Allora, illuminati dalla parola che è seminata nel nostro cuore e alla quale ci vogliamo abbeverare quanto è più possibile ogni giorno, e corriamo a sepolcro, corriamo alla tomba vuota, corriamo incontro ai fratelli, corriamo.
con questa consapevolezza. Era ancora buio, ma l'alba all'orizzonte già stava per gettare i suoi primi raggi. Questa sera vi chiedo la cortesia, se ci sono c'è qualche domanda così, ditenevela nel cuore, perché devo andare a Marano. Quindi, però siccome ci vediamo, lo devo dire purtroppo per voi, ci vediamo mercoledì prossimo, perché adesso ci vediamo ogni settimana. E quindi se c'è qualche domanda così, però appuntatevela, perché è interessante, così la prossima settimana, andando avanti, portatemi un foglietto, perché poi Gesù poi si parlerà con Maria, e quindi continuiamo, e quindi ci ricolleghiamo, eventualmente c'è qualche domanda, qualche poi riflessione da parte vostra, e ci ricolleghiamo col brano e andiamo avanti. Quindi in questi giorni, ripeto, ritornate un po' su questo brano, portate nel cuore le domande e poi le condividiamo.